Sbarco a San Pieri, a Scicli ieri giornata di lutto, fiaccolata, il presidente della Camera Boldrini parteciperà ai funerali. Vittorio ha trovato in possesso di 51 grammi di marijuana, arrestato un ragazzo di 19 anni. Ragusa, opposizione protesta, lavoro delle commissioni al rilento, la sesta commissione è ancora senza presidente. Vittoria, entro questa settimana la gestione dei rifiuti passa alla SAP di Agrigento, che prenderà il posto dell'AMIO. Calcio, Ragusa, Bellotto si dimette, al suo posto Rughetti, esordio da allenatore per il giovane tecnico romano. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. In apertura di questa edizione, ancora una volta ci occupiamo della tragedia dello sbarco di lunedì a San Pieri. Ieri giornata di lutto per la città di Scicli e per la città di Modica. I comuni infatti hanno voluto ricordare con una fiaccolata i 13 migranti morti sulla spiaggia di San Pieri. Proseguono intanto gli interrogatori dei 7 presunti scafisti che sono stati arrestati nella giornata di ieri, al momento rinchiusi in carcere a Modica. Sentiamo. È stata una giornata segnata dal lutto, quella di ieri per la città di Scicli. Tante le persone che si sono strette alle 13 vittime e ai superstiti del tragico sbarco di lunedì. Lo ha fatto con una fiaccolata che ha provato a gettare una speranza dopo l'ennesima tragedia del mare. Abbiamo bisogno dello Stato che non può lasciarci soli. Basta morte, ha dichiarato il sindaco di Scicli, Franco Susino, aprendo la messa a celebrazione laica. Il primo cittadino ha ricevuto anche una telefonata della presidente della Camera, Laura Boldrini, per decidere quando saranno le esequie dei 13 migranti e quasi certamente la stessa Boldrini sarà a Scicli personalmente per esprimere la vicinanza delle istituzioni. La fiaccolata si è svolta ieri sera nella piazza del municipio. E intanto proseguono gli interrogatori dei 7 presunti scafisti tratti in arresto ieri. Si tratta di 5 siriani tra i 25 e i 32 anni e di 2 egiziani di 33 e 28 anni, fermati da polizia, carabinieri e finanzieri per lo sbarco di San Pieri, in cui sono morti annegati, come detto, 13 persone. Sono stati rilasciati invece 2 eritrei in precedenza fermati dai carabinieri e ritenuti in un primo momento essere gli scafisti. Alla fine nessuno dei 2 era stato accusato dai disperati. Il provvedimento emesso dal procuratore capo di Ragusa, Carmelo Petralia, e dal sostituto Menicucci ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte e lesioni come conseguenza di un altro delitto, reato quest'ultimo considerato di natura dolosa. I 7 fermati sono stati condotti dagli investigatori nella casa circondariale di Modica. Complessivamente sono al momento 180 migranti di nazionalità eritrea ed egiziana, sopravvissuti allo sbarco di ieri, che si trovano nel centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo. Tutti erano partiti con il peschereccio salpato 6 giorni fa da Tripoli, in Libia, pagando circa 2.000 euro a testa per poter compiere il viaggio della speranza. Sull'inchiesta in corso e gli esiti delle indagini di carabinieri, polizia e guardia di finanza è stata informata per opportuna conoscenza anche la direzione distrettuale antimafia della Procura di Catania. E proseguono ancora le ricerche del pirata della strada che proprio lunedì ha investito uno degli eritrei sbarcato a San Pieri, riducendolo infine in vita. L'uomo dopo l'incidente è scappato facendo perdere le proprie tracce, mentre il migrante si trova ricoverato in gravissime condizioni. Procede la caccia al pirata della strada che lunedì sera ha investito sulla Modica Mare l'eritreo che è riuscito a scampare la morte durante il tragico sbarco a San Pieri. L'uomo era in compagnia di altri 2 connazionali, stavano cercando di raggiungere a piedi Modica percorrendo l'ex provinciale 43 quando una macchina nera di piccola cilindrata lo ha completamente travolto. Il conducente dell'autovettura è scappato e per ora di lui non ci sono tracce. Lunedì pomeriggio l'eritreo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale maggiore di Catania. Le sue condizioni ancora restano gravissime. Gli altri 2 sbarcati sono riusciti a fornire alla polizia municipale un sommario identikit dell'uomo. Ci sono comunque altri testimoni. L'indagine è stata affidata alla polizia municipale di Modica, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Ragusa. Il pirata dovrà rispondere alle accuse di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. E continuiamo con la cronaca, ma cambiamo argomento. È stato arrestato questa notte a Vittoria un ragazzo di 19 anni, trovato in possesso di ben 51 grammi di marijuana. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
È stato arrestato stanotte il 19enne vittoriese Adriano Sussino, trovato dai carabinieri di Vittoria durante un controllo mirato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con 51 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi della sostanza avvolta in un pezzo di celofan chiuso con del nastro adesivo, cercando di buttarla sotto l'autovettura. Il comportamento sospetto ha destato la curiosità delle forze dell'ordine. La sostanza è stata sequestrata e portata presso l'azienda provinciale di Ragusa, dove verrà analizzata. Il giovane è stato condotto alla caserma di via Garibaldi, da dove al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Dovrà rispondere del reato ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E la città di Agate ieri pomeriggio ha salutato per l'ultima volta Enes Daldul, il ragazzo di 22 anni deceduto venerdì scorso, come ricorderete, in un incidente stradale nei pressi di Pizzini. Una folla immensa con tantissimi giovani ha gremito la chiesa di San Nicolò di Bari. Ad aprire il lungo corteo che si è mosso dalla casa di Enes fino in chiesa c'era uno striscione con la foto del giovane parrucchiere. Al termine della celebrazione eucaristica, i suoi amici hanno liberato in cielo 4 palloncini con le lettere del suo nome. E ci spostiamo adesso ad Ispica, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un albanese di 31 anni che non ha rispettato i termini del decreto di espulsione, facendo rientro nel territorio italiano. Non rispetta i termini dell'espulsione, pregiudicato albanese rientra nel territorio italiano, arrestato. I carabinieri della stazione di Ispica hanno arrestato un uomo albanese pregiudicato che, non rispettando i termini di una recente espulsione, ha fatto rientro nel territorio italiano. Osmani Giuliani, di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e stupefacenti, nel mese di febbraio 2013 era stato già espulso sulla base di un provvedimento emesso dalla Procura di Reggio Calabria con durata di 10 anni. Nonostante il termine non ancora scaduto, il pregiudicato rientra in serata di Ispica, notandolo nel centro abitato, lo hanno sottoposto ad un controllo e da immediati accertamenti hanno verificato che non poteva rientrare in Italia prima del termine fissato a febbraio 2023. Pertanto lo hanno tratto in arresto per aver trasgredito al divieto di reingresso nel territorio italiano disposto dal giudice ed è stato assoggiato presso la casa circondariale di Modica a disposizione dell'autorità giudiziaria di Ragusa. Torniamo nuovamente a Vittoria, dove un uomo di 30 anni è stato denunciato. Si tratta di un originario di Caltagirone che di professione fa il magazziniere, trovato in macchina con diverso materiale di cancelleria che aveva trafugato dalla ditta dove lavora. Magazziniere infedele denunciato dalla polizia. È un uomo di 30 anni, nato e residente a Caltagirone. È incappato nei controlli della volante del commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria nella tarda serata di ieri. Gli agenti lo tenevano d'occhio pensando fosse venuto in città per acquistare dello stupefacente. Lo hanno controllato, risultava con precedenti di polizia per furto e stupefacenti e quindi sottoposto a perquisizione personale e anche del veicolo. Nel bagagliaio dell'auto hanno rinvenuto una notevole quantità di materiale di cancelleria e, incuriositi dalla scoperta, hanno chiesto all'uomo spiegazioni. Dopo qualche tentennamento ha riferito che lo aveva trafugato dal magazzino di una ditta di Caltagirone presso il quale lavora in qualità di magazziniere. Pertanto gli agenti hanno contattato il titolare della ditta, che da Caltagirone si è precipitato a Vittoria e con grande stupore ha constatato l'attività di un collaboratore infedele che teneva alle sue dipendenze da 6 anni. Considerata la modalità del reato posta in essere dall'uomo, la polizia ha contattato i colleghi del commissariato di Caltagirone, i quali hanno effettuato perquisizioni locali presso la casa dell'uomo, che vive con la madre, e presso una casa di campagna in loro uso. In entrambe le abitazioni sono state rinvenute diverse confezioni di giocattoli. Il titolare della ditta ha riferito che il magazziniere non aveva ricevuto alcuna autorizzazione a detenere quella merce, che pertanto era da ritenere trafugata senza alcuna giustificazione. Per tali motivi il trentenne è stato denunciato e stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone per il reato di appropriazione indebita. Rischia una pena fino a 3 anni di reclusione. Dopo averlo inventariato, tutto il materiale di cancelleria e le confezioni di giocattoli trovate in possesso dell'uomo, riconosciute dal titolare della ditta come proprie, anche mediante l'esibizione delle fatture di acquisto, gli è stato riconsegnato. E ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. Subito dopo ci sarà la politica ragusana. Tra poco.